Prova. Ok, eccoci di nuovo qui in Milano. Siete curiosi? Siete curiosi? Allora adesso vediamo subito i nostri 5 speciali vincitori della gara cosplay di questo Milano Comics. Ma prima portiamo sul palco i nostri giurati. Esattamente. Li riannunciamo. Allora abbiamo Sareika Crazy Cosplay. Sara, vieni sul palco. È ingombrante, ragazzi. Ci vuole un attimo di tempo perché la principessa arrivi. Danny Foca Cosplay. Giulia JD Loki. Lori Croft. Alberto Avanzi. E l'Istituto di Moda Norlem. Un bel applauso alla nostra giuria speciale per oggi. Super giuria. Vi ricordo che abbiamo 5 premi. I premi in questione sono: Norlem ha regalato un corso sartoriale da 320 euro a scelta tra modellismo sartoriale e sartoria per lo spettacolo a uno dei cosplayer secondo loro più meritevole. Poi, non contenti, hanno regalato anche ad un altro cosplayer molto meritevole una macchina da cucire Brother modello J14S, che è proprio qui in parte, l'ho vista prima, me la sarei portata a casa, ne avrei bisogno. Ah, adesso l'hanno portata qua, è qui sul palco. Se la prendessi io invece che il cosplayer. Due premi belli importanti, ma poi ci sono anche quelli dei giurati. E poi abbiamo tre premi della giuria. Premi speciali, perché come vi avevo già detto, non abbiamo i classici premi di vecchio stampo, con il miglior femminile, miglior gruppo, miglior maschile, eccetera. Sono premi speciali, hanno scelto loro per cosa destinarli. E quindi adesso, piano piano, inizieremo a chiamare i nostri vincitori. Assolutamente. Allora, iniziamo con il premio per il corso sartoriale. L'Istituto Norlem ha deciso di regalare un premio per un corso sartoriale a... Rullo i tamburi! La numero 13, Nicole, con Scarlett Wings! Barbra Streisand. Mi sembra molto felice dalla reazione e dallo sguardo. Tutto meritato. Sei bellissima, hai fatto un gran lavoro. Hanno deciso che è il momento di farti fare un altro salto di qualità. Grazie mille all'Istituto Norlem. Grazie Scarlett Witch. Resta qua Nicole con noi, che dopo facciamo le foto di rito. E direi che possiamo andare con il secondo premio della Norlem. Allora, il secondo premio, che è la macchina da cucire, la Brother modello J14S. E la vince... Oh, la numero 1, Valentina, che porta Regice dei Pokémon. Dove sei, Valentina? Di là, arriva. C'è questo costume celeste che sta arrivando. Sta spiccando tra la folla, piano piano si avvicina. Vedo Makoto già pronta con il premio. Sei sicura di volerlo dare a lei? Perché io ho un posticino a casa che... No, ce l'ha fatta. Eccola. Prego, vieni a prendere il premio. Venite, venite più avanti. Fatevi vedere per bene.
Resta qua in zona che poi facciamo le foto di rito. E io direi che adesso possiamo continuare con i premi invece assegnati dai nostri giurati. Premio speciale offerto da Game Trade Distribuzione al miglior cosplay. Lo vince? Rullo i tamburi. Il numero 14. Vittoria con Jinx. Un applauso. Brava. E ora passiamo al prossimo premio, che è il miglior maschile. Il miglior maschile, premio speciale, lo vince il numero 17, Matteo, che porta Vegeta Baby. Targa e premi. Adesso si prende tutti i premi e voglio vedere come fa a stare in equilibrio così per un po'. Bravo che si mette in coda per le foto. E resta qui con noi. E infine adesso chiudiamo con l'ultimo premio speciale della giuria, che ha deciso di decretare anche, oltre a un miglior maschile, un miglior femminile. E quindi il premio come miglior femminile va al numero 22, Martina con Astrid. Un applauso. Dov'è Martina? Martina, dove sei? È di là, ce la indicano di là. Eccola che arriva. Martina, prendi pure la targa e il premio dietro di te. Con l'ascia è un po' difficile tenere tutto. E allora un bel applauso ai nostri cosplayer fantastici. Bravi tutti quanti. Che emozione, bellissimo vederli tutti qua. Ragazzi, però adesso sempre questa mania di star sul fondo. Dai, tutti lasciamo avanti. Il palco a voi, prego. Vi lasciamo il palco, fatevi ammirare. Abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi. Anche la giuria, tutti. Questo applauso è per voi! Sopravvissuti a cellulare, al nucleare. E non solo per voi, ma per tutti quelli che sono saliti su questo palco, per tutti quelli che sono stati qui a Milano durante questa giornata stupenda. Fatevi un applauso da soli, ragazzi! Poco su questo palco continuerà il divertimento, perché ci sarà uno speciale concerto, quindi non lasciate le postazioni, restate qui e intanto noi vi lasciamo fare qualche foto di rito con i nostri ragazzi e poi vi salutiamo.